Quando pensiamo a un vulcano, ci viene in mente un monte a forma di cono troncato. Ma non tutti i vulcani hanno quella forma. È il caso dei Campi Flegrei, che sono una caldera, cioè una vasta area vulcanica con una struttura particolare, che si estende a ovest di Napoli, da Monte di Procida a Posillipo, e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. La caldera si è generata in seguito a grandi eruzioni esplosive. Sismicità, fumarole, fanghi bollenti e deformazioni del suolo sono ben note fin dall'antichità. Infatti, il suo nome deriva da flegreo, che in greco antico significa ardente. L'ultima eruzione è stata nel 1538. Nel giro di pochi giorni si è formato il cono di Monte Nuovo. Da allora il vulcano è quiescente, cioè dormiente, ma continuano i segnali di attività. Sulla caldera dei Campi Flegrei oggi vivono circa 500.000 persone. L'area comprende diverse cittadine e alcuni quartieri di Napoli. Sono inoltre presenti importanti zone industriali e numerose attività economiche. I Campi Flegrei sono caratterizzati da due fenomeni, l'eruzione vulcanica e il bradisismo. L'effetto del bradisismo è una deformazione del suolo, che comporta l'alternanza di fasi di lento abbassamento e di sollevamento più rapido. Il sollevamento può essere accompagnato da attività sismica, che, essendo molto superficiale, si avverte facilmente e può causare danni a edifici e infrastrutture. Le deformazioni del suolo e l'attività sismica sono legate alla dinamica vulcanica della caldera. Le grandi crisi bradisismiche sono avvenute tra il 1969 e il 1972 e poi tra il 1982 e il 1984, con un grande sollevamento del suolo e migliaia di terremoti che hanno richiesto l'allontanamento della popolazione da alcune zone di Pozzuoli. Ma dopo la crisi bradisismica degli anni Ottanta, cosa è successo e qual è la situazione oggi? Nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera e dal 2018 si è osservato un incremento dell'attività sismica. Nel 2023 è aumentata la frequenza dei terremoti, tutti di bassa intensità, tranne quelli del 27 settembre e del 2 ottobre, rispettivamente di magnitudo 4.2 e 4.0. Nel 2024 l'attività è aumentata a partire dal mese di aprile, in cui si è registrato il numero più elevato di terremoti della fase bradisismica iniziata nel 2005. Il 20 maggio si è registrato un terremoto di magnitudo pari a 4.4. In questi anni la Commissione Grandi Rischi è stata chiamata più volte a esprimere un parere sulla situazione in atto, per analisi e approfondimenti. L'area maggiormente interessata dal bradisismo comprende parte dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli. All'interno di quest'area, definita zona di intervento, è stata individuata una zona di intervento ristretta che include esclusivamente parte di Pozzuoli e Napoli, nella quale potrebbero verificarsi i maggiori effetti del bradisismo. Per rispondere alla crisi bradisismica in atto è stato potenziato il monitoraggio del vulcano da parte dell'INGV e degli altri centri di competenza. Sono state inoltre pianificate e avviate una serie di azioni di prevenzione da parte del sistema di protezione civile, e cioè l'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, l'elaborazione di un piano speditivo di emergenza, le attività di comunicazione alla popolazione e le iniziative di formazione, la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, il potenziamento della risposta operativa di protezione civile dei comuni. È
importante sapere quando e come è stata costruita la propria casa e se nel tempo ha subito interventi di consolidamento antisismico. In particolare, l'analisi della vulnerabilità degli edifici privati, oltre a dare ai cittadini una valutazione gratuita sulla sicurezza della propria casa, serve a individuare le misure per la riqualificazione sismica degli edifici più vulnerabili e le necessarie risorse finanziarie. I fenomeni connessi al bradisismo non sono prevedibili e per affrontarli serve un piano specifico. Per questo è stato elaborato il piano speditivo d'emergenza, che per la zona di intervento identifica 3 scenari operativi a gravità crescente. Per testare il piano sono programmate specifiche esercitazioni di protezione civile. La risposta del sistema va dalle azioni di ripristino e messa in sicurezza di edifici e strutture agli interventi di rimozione del pericolo, di soccorso e assistenza alle persone, sino all'allontanamento parziale o totale della popolazione interessata. Adesso che sappiamo cosa può accadere, è necessario fare la nostra parte. Sin da subito dobbiamo informarci sulla crisi bradisismica in atto, conoscere il piano di protezione civile comunale, partecipare alle esercitazioni e agli incontri informativi organizzati sul territorio. I campi flegrei sono interessati anche da emissioni di gas vulcanici. Alcuni di essi sono molto pericolosi. In caso di terremoto e nelle aree soggette a emissioni di gas, dobbiamo adottare i comportamenti corretti. Per conoscerli, vai sul sito www.ionorischio.gov.it. I Campi Flegrei sono un'area vulcanica attiva da più di 80.000 anni. La scienza ci insegna che è possibile una nuova eruzione, un fenomeno molto pericoloso per gli abitanti. Capiamo di cosa si tratta. Il territorio a rischio di eruzione è stato suddiviso in zona rossa e zona gialla, in base alla relativa pericolosità. In caso di eruzione, la zona rossa potrebbe essere invasa da flussi piroclastici, cioè vere e proprie nubi incandescenti di gas, massi e lapilli, che scorrono ad alta velocità e che rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone. È inoltre esposta a ricadute di ceneri in grande quantità. Fanno parte della zona rossa i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, parte dei comuni di Giuliano in Campania e Marano di Napoli, e i quartieri di Napoli Soccavo, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta, San Ferdinando, Posillipo, Chiaia, Arenella, Vomero, Chiaiano e Monte Calvario. La zona gialla comprende un'ampia area esposta al pericolo di ricaduta di lapilli e di ceneri vulcaniche. Della zona gialla fanno parte 6 comuni e 24 quartieri di Napoli. È possibile sapere con precisione quando ci sarà di nuovo un'eruzione? Nell'area è attivo un sistema di monitoraggio dei parametri del vulcano. Sulla base delle variazioni registrate, gli scienziati valutano i cambiamenti del sistema vulcanico che possono anticipare un'eruzione. Tra questi, per esempio, i terremoti, le deformazioni del suolo e i gas vulcanici. In base al monitoraggio dell'attività del vulcano, sono previsti 4 livelli di allerta. Il livello di allerta verde corrisponde allo stato di equilibrio, mentre i livelli di allerta giallo, arancione e rosso segnalano un crescente grado di pericolosità. Ciascun livello di allerta può avere una durata variabile. Dal 2012 a oggi i Campi Flegrei sono in allerta gialla. Per questa ragione è stata attivata la fase di attenzione, che significa il potenziamento del monitoraggio, la verifica dei piani di protezione civile. La storia della caldera è fatta di eruzioni esplosive. Secondo i vulcanologi, le future eruzioni potrebbero essere dello stesso tipo. L'eruzione può partire da qualsiasi punto della caldera.
una grande colonna di gas e frammenti vulcanici alta fino a decine di chilometri. Caduta di materiale di grosse dimensioni nell'area più vicina alla bocca del vulcano. Una pioggia di ceneri e lapilli anche a grandissima distanza. Diversi chilometri di territorio investiti da nubi di gas incandescente misto a ceneri. Esplosioni freatiche in aree idrotermali, alluvioni dovute a piogge abbondanti causate dal vapore acqueo sprigionato. Uno scenario impressionante. Ma se dovesse succedere, che cosa potremmo fare? Grazie al monitoraggio e con il piano di protezione civile, siamo pronti per affrontare un'emergenza di questa portata. Il Piano Nazionale per il Rischio Vulcanico dei Campi Flegrei definisce le attività che ciascun ente e amministrazione deve organizzare nelle diverse fasi operative. Attenzione, preallarme, allarme. Per la zona rossa, in allarme l'unica cosa da fare per non rischiare la vita è allontanarsi prima dell'eruzione. Dal 2024 è attivo IT Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per la popolazione che invia ai telefoni cellulari che si trovano in una determinata area messaggi utili in caso di gravi emergenze, catastrofe imminenti o in corso. L'invio di un messaggio IT Alert è previsto anche in caso di allarme per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei e preannuncerebbe l'inizio dell'evacuazione per il rischio di una possibile eruzione. Chi vuole allontanarsi già in preallarme può farlo in autonomia, scegliendo la propria sistemazione e ricevendo un contributo economico da parte dello Stato. Dal momento in cui scatterà l'allarme, saranno necessari 3 giorni per l'allontanamento di tutte le persone dalla zona rossa. L'accesso all'area resta vietato fino a indicazioni diverse da parte delle autorità. Durante l'allarme ci si può trasferire in una sistemazione scelta in autonomia, ricevendo un contributo economico da parte dello Stato, o nella regione o provincia autonoma gemellata con il proprio comune. Come si raggiungono le nuove sistemazioni? Si può usare un mezzo proprio, rispettando gli orari e i percorsi previsti dalla pianificazione, oppure uno messo a disposizione dallo Stato. Chi sceglie di usare i mezzi dello Stato deve recarsi nelle aree di attesa individuate dai piani comunali di protezione civile. Le aree sono raggiungibili anche con delle navette. Da lì ci si sposta con i pullman della regione Campania verso l'area di incontro fuori dalla zona rossa. Dalle aree di incontro si partirà per trasferirsi nelle località gemellate. E chi abita nella zona gialla cosa deve fare in caso di eruzione? La zona gialla è esposta alla ricaduta di lapilli e ceneri vulcaniche. In base alla direzione dei venti e all'eruzione, le autorità decideranno se sarà necessario allontanarsi dalle diverse aree. Se non è necessario allontanarsi dall'area, ma si è interessati dalla caduta di cenere, quali comportamenti bisogna tenere? Si deve rimanere in casa con le finestre chiuse. Prima di bere o utilizzare l'acqua del rubinetto, assicurarsi che ordinanze del comune non lo vietino. Non uscire all'aperto se non è indispensabile. Se si deve uscire, è consigliabile indossare una mascherina protettiva e occhiali antipolvere. Evitare l'uso dell'auto e di motocicli. È molto pericoloso guidare nei tratti di strada coperti di cenere. L'auto può intralciare i mezzi di soccorso o danneggiarsi. Adesso sappiamo cosa fare in caso di allarme. È comunque importante tenersi informati tramite i canali ufficiali delle istituzioni, comune, regione, Dipartimento della Protezione Civile e Osservatorio Vesuviano. Ma per essere davvero pronti, resta ancora un piccolo passo da fare. Bisogna chiedere informazioni al proprio comune sul piano di protezione civile. Conoscerlo è un dovere di tutti e può salvarci la vita.